La clown terapia è detta anche terapia del sorriso e serve a migliorare l'umore di bambini e pazienti all'interno di ospedali, strutture sanitarie o case circondariali. I clown sono appositamente formati per alleviare lo stato d'ansia e la sofferenza dei pazienti e delle loro famiglie. La clown terapia è l'applicazione di tecniche derivate dall'improvvisazione teatrale e dall'arte del clown in ambito sanitario allo scopo di migliorare l'umore dei pazienti, familiari e accompagnatori. Essa viene attuata da persone appartenenti ad enti privati, associazioni, cooperative e fondazioni che scelgono il clown come stato di coscienza per entrare in relazione con persone ospedalizzate o in difficoltà. Questo è il vostro strumento di lavoro? Sì, questa è la nostra valigetta che contiene tutto il kit da clown. Qui dentro ci sono tanti segreti che ogni volta i bambini vogliono aprire e che noi naturalmente manteniamo segreto per far sì che poi i nostri sketch diventino funzionali. Questa è la valigetta di? Professor Pallino, ogni clown ha un nome, ogni clown viene identificato attraverso un nome che poi riportiamo su questa targhetta, una targhetta autorizzata a far operare poi nelle strutture convenzionate, in particolare negli ospedali, per fare in modo che tutti quanti siano riconoscibili. Infatti c'è il nostro nome e cognome, il nome dell'associazione, teniamoci per mano onlus, e il nome da clown, il mio, Professor Pallino. In questo momento tanti progetti, tante situazioni che si stanno evolvendo. Ormai siamo tantissimi in Italia e fortunatamente in Puglia, ormai siamo più di 50 clown, abbiamo tanti progetti. Corso base di clown terapia aperto a tutti i cittadini, c'è ancora la possibilità di iscriversi. Se andate sulla nostra pagina Facebook, teniamoci per mano onlus, distretto Bari Foggia, trovate tutte le nostre informazioni. Ma la cosa più importante che volevamo mettere in risalto invece è il corso base di clown terapia che faremo all'interno della casa circondariale di Bari. Sarà un corso destinato a 14 detenuti meritevoli che ha selezionato l'amministrazione penitenziaria e noi vorremmo contribuire con questo corso al recupero sociale di queste persone affinché poi una volta uscite siano delle persone migliori e perché no diventare anche volontari insieme a noi. Ma per diventare clown ci vuole una predisposizione particolare o lo possono fare tutti? In realtà lo possono fare tutti perché il corso insegna a tirar fuori da ognuno di noi quella parte di clown che tutti quanti abbiamo. Solo al termine di questo percorso si diventa clown, dottori certificati e quindi si può operare tranquillamente. Quello che noi riusciamo a dare è sempre molto, molto, molto meno di quello che riusciamo a ricevere. Noi usciamo da queste corsie veramente pieni di entusiasmo, pieni di felicità, pieni di tanti sorrisi che abbiamo dato, ma soprattutto che abbiamo ricevuto, perché vediamo purtroppo tante situazioni di sofferenza e nei nostri corsi ci insegnano a distaccarci da questa sofferenza, perché per noi in quel momento non c'è il malato, ma c'è un bambino come tanti altri che ha bisogno di sorridere. E allora dove vi troviamo? Ci trovate su tutti i social, naturalmente più conosciuti, ma soprattutto sulla nostra pagina web che è www.teniamocipermanoonlus.net. Ed è tutto, grazie per averci seguito, a domani!